Buonasera a tutti, buon pomeriggio, ciao. Come state? Allora, nell'attesa che si colleghi un po' di gente, metto il mio link. Vediamo. Ok, troverete il link al mio shop fissato in alto. Niente, oggi vediamo se si collega un po' di gente. Comunque, intanto vado avanti. Allora, oggi andremo a fare un make-up molto, molto veloce per tutte le persone che hanno poco tempo. Allora, vediamo se vado un attimino a condividermi. Ce la faccio comunque, ok. Fatemi sapere se mi vedete, mi sentite. Wow, che spettatori! Allora, se avete piacere, condividete questa live. Io intanto vado a mettere la mia crema idratante come base, la crema alla... Grazie, Claudio. La crema all'aloe vera. Ciao Laura! Questa crema qua va benissimo per tutti i tipi di pelle, soprattutto per le pelli che non hanno particolari problematiche. Io di base utilizzo quella al Q10 perché ho la pelle molto secca, quindi se anche tu hai come me la pelle molto secca va benissimo sia questa, però il Q10 ha qualcosina in più, ok? Quindi come stai Laura? Ciao Fabio. Claudio, non fare cavolate. Per piacere. Allora, dicevo, oggi andremo a fare un make-up molto veloce per chi ha pochissimo tempo, ok? Quindi io andrò a utilizzare principalmente gli ombretti in crema e il mio fondotinta barra BB cream fantastico che adoro, che è questa qua, che consiglio a tutti perché oltre a essere ricca di acido ialuronico, è anche molto molto leggera sulla pelle, quindi si adatta a tutti i tipi di pelle. Quindi se hai un problema a trovare il tuo colore giusto di fondotinta, non c'è più problema perché con questa tu la applichi sulla pelle e lei pian piano assorbe, cioè prende il tuo colore, quindi va benissimo e si adatta a tutti i tipi di incarnato. Allora, procediamo. Procediamo con il correttore. Fatemi sapere se mi vedete, mi sentite. Oggi non ce la posso fare. Se mi sentite bene. Vado col correttore liquido. Grazie Laura. Oggi è stata una diretta un po' improvvisata, quindi. Ok, perfetto. Scusate, sono un po' raffreddata, ma è arrivato il momento della sinusite, purtroppo, che a me prende tipo da metà settembre a aprile praticamente, una cosa terribile. Ho la piccola raffreddata e quindi raffreddata, adesso non è neanche più raffreddata, vabbè. Tralasciamo il discorso. Vado a applicare il mio correttore in modo che mi dia un pochino di luce, visto che ho la faccia molto stanca oggi. Non stiamo dormendo molto bene, purtroppo. Adesso, vabbè, queste ultime 2 notti va meglio, però la mia faccia parla, ok? E quindi vado a mettere un pochino di correttore per illuminare. E poi anche la sinusite non aiuta. Comunque, ho applicato il correttore, adesso vado subito agli occhi e utilizzerò questi nuovi ombrettini che sono appena usciti. Ve li faccio vedere, se non li aveste già visti. Sono della nuova linea make up. Quindi qua abbiamo un rosa, un rosato, qui abbiamo un perla, qua abbiamo questo che è un bronzo. Sì. Hanno tutti il nome, aspetta.
Sì, esatto, questo è un bronzo e questo è più un tortora. Ok? Oggi credo che andrò a utilizzare boh, il tortora. Il tortora, dai. La mia idea era fare un make-up adatto a tutti. Quindi se magari sei una persona che si trucca poco e che non va e che non ha molta sì, che non ha molta praticità con i trucchi, vado proprio a fare una cosa molto molto base. Quindi vado a prendere questo colore bronzo o tortora, bronzo o tortora. Andiamo col bronzo, che mi sembra che in diretta non l'abbia mai usato. Sotto io ci metterei una polverina, ma un ombretto, però chiaramente si può usare anche da solo, ok? Io vado a mettere un ombretto semplicemente per andare un po' a intensificare. Quindi, ho dimenticato, ah no. Vado a mettere l'ombretto numero questa qua, questo è il 32, in modo da fare un pochino di base. Tanto ho messo sotto il correttore, quindi in teoria mi ha già omogeneizzato il colore della palpebra. Lo vado a mettere nei due occhi. Vado a fare un make-up proprio da tutti i giorni, semplice e veloce. Ripeto, questa base è di ombretto puoi anche non metterlo, ok? Quindi puoi anche saltare questo passaggio. Io lo faccio per intensificare un pochino lo sguardo, però chiaramente puoi anche assolutamente non metterlo. Poi prendo l'ombrettino, questo qua è bronzo, è un colore molto molto carino, anche se all'inizio sembra un po' aranciato così visto, ma è proprio un bel colore. Adesso comunque da telecamera non rende. Allora, oggi non saremo molto in diretta perché ho deciso all'ultimo e quindi ho avvisato poche persone, vabbè. Quindi se hai piacere condividi questa direttina, condividila con i tuoi amici in modo che riusciamo a raggiungere più persone possibili. E scrivimi condiviso così ti posso ringraziare. Allora, vado ad applicare un pochino di questo bronzo. Oggi ci soffermiamo solo su un colore, ok? Quindi proprio un make-up facile, facile, facile. Questo qua lo puoi applicare col pennello come sto facendo io, con il suo pennellino adatto o anche per esempio, o anche con il dito. Anzi, vi faccio vedere. Quindi proprio una cosa non molto professional, però io per tanto tempo mi sono truccata così, quindi va benissimo anche così. Quindi vi faccio vedere come si stendono subito, si stendono molto velocemente, non appiccicano, quindi sono veramente comodissimi perché non appiccicano e si asciugano subito, quindi bisogna stenderli in modo veloce anche col dito. Chiaramente col pennello è più preciso, ok? Però se non hai praticità va benissimo anche così. Ciao Adriana! Ciao cara, non ti ho neanche avvisato a che ora avrei fatto la live, oggi è proprio tutto improvvisato. Comunque, già così andiamo a dare un bel effetto, ok? Vado un pochino a sfumare col pennello. Chiaramente allora, è così intenso perché sono andata a mettere sotto la base. Se tu lo usi da solo è un pochino di meno. Ok? Quindi a questo punto io potrei anche già mettere il mascara e fare la base, ok? Io adesso approfitto e procedo con un pochino di matita marrone. La vado a mettere semplicemente vicino alle ciglia qua, in modo da intensificare un pochino lo sguardo, ma proprio una cosa semplice. Però ti ripeto che il make-up poteva già essere completo solo utilizzando l'ombretto liquido, quindi per chi ha poco tempo, li consiglio assolutamente questi qua, intanto perché sono in un pacco da 4. Dove sono gli altri due? Questo qua. E quindi hai quattro colorazioni che puoi utilizzare
ogni giorno, puoi utilizzare la sera, si possono stratificare insieme, quindi puoi fare anche un make-up più completo o anche più semplice, perché se tu utilizzi il colore perla o il colore rosato, sono molto molto delicati. Io vado con questi colori perché mi piacciono, però chiaramente sta a ognuno di noi scegliere cosa preferiamo, ok? Perfetto, vado solo a sfumare un pochino la matitina. Queste matite sono bellissime perché sono molto molto cremose e quindi molto molto sfumabili, quindi volendo si possono sfumare anche da sole. Cioè da sole, nel senso se tu le applichi sull'occhio senza mettere un ombretto sotto, puoi sfumarle tranquillamente perché si sfumano molto molto bene. La cosa bella di queste matite è che sono appunto automatiche, quindi non serve temperarle, durano molto di più e sono molto morbide sull'occhio, ok? Quindi non c'è rischio che andiamo a farci male. Ok. Comunque è un colore molto molto bello. Cosa vi sembra? A me piace molto. Vado soltanto un pochino a sfumare qui. Questo make-up molto, a parte che l'ho reso un pochino più serale. Vado a sfumare un pochino. Ciao zia! Vado a sfumare un pochino questo colore. L'ho reso un pochino serale, vabbè, pace. Comunque, boh, non è così forte, non è così intenso. Comunque, ripeto, sì, stiamo parlando degli ombretti questi liquidi. Io ho utilizzato la variante bronzo, ok? Molto molto carina. E io adesso procederei direttamente con il mio mascara. Prima vado a piegare un pochino le ciglia. Questo è un colore molto bello. Adesso non so come renda da video. Anzi, prima vado un pochino a mettere un pochino di matita sotto, giusto per dare un pochino di intensità. Giuro che la prossima diretta la faccio con un colore più vivace. Sono amante di questi marroni qua. E vado un pochino a prendere il pennellino sporco dell'ombretto sopra e lo vado a sfumare. Devo assolutamente prendermi uno specchietto, perché così veramente è un problema. Ora che ci penso, somiglia molto al make-up che ho fatto l'ultima volta, quindi bisogna assolutamente cambiare. Comunque, se hai qualche dubbio, qualche curiosità, qualche informazione, scrivimi pure, sia tramite WhatsApp che anche in chat qua su Facebook, quindi non farti problemi. Io sono qua per questo. Adesso, non mi ricordo se ho piegato le ciglia. Vabbè, vado a ripiegarle. Oggi ho il cervello completamente andato. Proprio non connettiamo. E vado finalmente ad applicare il mio super mascara all'acido ialuronico. Questo è un mascara meraviglioso. È ricco di acido ialuronico, quindi va a proteggere le ciglia, quindi non va solamente a infoltirle e a incurvarle senza fare grumi, ma anche le protegge grazie all'acido ialuronico dentro. E l'acido ialuronico lo ritroviamo in diversi prodotti, tra cui la nostra BB cream che dopo andiamo ad applicare.
E la cosa più bella di questo mascara è il suo scovolino, che è incurvato e ha le setole piccole e rigide, e quindi va a separare in modo perfetto le ciglia. C'è proprio una cosa impressionante. Io ne ho cambiati tantissimi di eyeliner, di mascara negli anni, e non trovo mai quello giusto. Così già, cioè, adesso non riuscite magari a vedere. Ma ha fatto già una grande differenza. Vado a fare la prima passata e poi vado a fare la seconda. Già con la prima passata andrebbe bene. Mi sono sporcata il naso, fantastico. Molto sexy. Ragazze, tutto ok? Fatemi sapere, se non sentite. Oddio, oggi non ce la facciamo. Vado a mettere un pochino anche sotto. Comunque questo colore non rende perché è di uno sbrilluccicoso fantastico. Ciao Manuela, ciao carissima, come stai? E le allunga. Allora, io sono già fortunata che le ho lunghe di mio le ciglia, però questo fa un effetto proprio, fa un effetto ciglia finte. Proprio sembrano finte. In alcune occasioni mi hanno chiesto se fossero finte. Perché sono proprio belle, 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 belle. Questo è un prodotto meraviglioso. Questo lo consiglio proprio a occhi chiusi, lo dico sempre in ogni live. Perché, quindi, se uno vuole fare un make-up velocissimo, basta un ombretto liquido, basta il mascara e questa. Basta. Fatta, ok? Io sono andata a mettere una polverina sotto e la matita perché a me piace, però chiaramente non è fondamentale, ok? Quindi proprio se hai pochissimo tempo già col mascara e già in realtà mascara e BB cream sei a posto. Adesso vado ad applicare un pochino di BB cream. E così vedete la mia faccia diventare molto più fresca e uniforme perché va a idratare anche perché appunto è una BB cream, però non è la classica BB cream, ok? Perché le classiche BB cream non coprono. Questa è molto molto coprente, quindi va a coprire qualsiasi imperfezione, macchietta che hai nel viso, però con un effetto completamente naturale. Come vedete, cioè proprio non c'è, non ho messo qua sotto, ma non c'è differenza. Però allo stesso tempo ti va a dare una rinfrescata, ok? Io dopo metterò, mi sono fatta una foto, vediamo com'è venuta. Mi sono fatta una foto prima per vedere la differenza e dopo la posterò e vedrete perché un pochino di trucco veramente va a cambiarti il viso. E quando si parla di prodotti buoni, basta, io ho messo una noce, ma pochissimo. Adesso questo, visto che lo tengo male, lo tengo così, non si vede bene. Comunque, quando finisce, ha questo tappo dosatore che ti fa vedere tutto il prodotto. Quindi viene utilizzato tutto il prodotto all'interno. Quindi quando finirà lo vedrete proprio vuoto dentro. Quindi va, è un dosatore a stantuffo e quindi va a raccogliere tutto il prodotto senza lasciare sotto, senza lasciare rimanenze, come in alcuni prodotti che bisogna aprirli magari per tirare fuori il resto. Quindi io adesso così potrei già essere pronta. Adesso per puro diletto. E vediamo che ora siamo. Ok, oggi sono andata più veloce, meglio. Adesso vado a mettere un rossettino. Io adesso qua ho le mie solite tinte, solite, sono bellissime. L'altra volta ho messo quella carne, quindi oggi non andrò a mettere quella.
Potrei andare a mettere questa, oppure questa. Allora, ve le faccio vedere, poi mi dite quale preferite. Le poche che sono connesse. Fatemi sapere, allora. Io ultimamente prediligo le tinte perché appunto si possono utilizzare sotto la mascherina. E quindi nel caso di un'uscita chiaramente vado a mettere quella, ok? Allora. Wow, che belle che sono. Allora, questa è la numero 5, che è questa qui, un colore rosa antico. E questa qua è la numero 4, quindi scrivete A per questa e B per questa. Vediamo cosa volete. Quindi ripeto, A per questa qua, questa color rosa antico, e B per questa, questo rosso, questo fa parte dei metallici, quindi ha un pochino di brillantini sotto. Io nel frattempo vado a fare il mio contorno labbra. Queste cose sono in più, ok? Quindi uno se ha fretta può anche uscire tranquillamente con uno di questi che sono i lip gloss, anche questi li uso molto e vai veloce, sei a posto, cioè già con una base così la tua faccia, cioè sei a posto, ok? Nel frattempo vado a mettere un po' di blush. Questi qua anche sono nuovi, ve li faccio vedere. Sono dei fard cremosi, quindi in versione crema. Io vado a prendere, cioè, diciamo, un ciliegia, un rosato e un color cioccolato. E io vado a prendere il cioccolato. Lo vado proprio a mettere per farvelo vedere. Inizialmente sembra molto molto forte. In realtà poi picchiettandolo con le dita. Mamma che profumo che ha! Va a sfumarsi senza andare a appesantire troppo, ok? Quindi non avremo l'effetto Heidi, ok? Tranquille. Però va a dare un pochino di vita al viso, ok? Semplicemente picchiettandolo con le mani. Allora, abbiamo due A e una B. Vediamo ancora un po', perché non siamo molte connesse in realtà. E vediamo se si collega qualcun altro. Comunque intanto vado a farmi il contorno delle labbra. Per il contorno utilizzo una matitina. E questa in realtà è un eyeliner, però io lo utilizzo come contorno labbra. Ed è il numero, aspetta, il numero 3. L'eyeliner numero 3, la matita automatica numero 3. Allora. Ok. Sentire la lavatrice di quella sotto. Allora, così andiamo a delineare un contorno abbastanza neutro. Ok, nessuno ha più commentato, quindi andiamo avanti con la A. Quindi andiamo a provare questo rosa antico. Molto molto bello anche questo. È più sembra più scuro in realtà di quello che è bello, è molto molto bello, molto autunnale. Ora non so se stia benissimo con gli occhi, non so se stia benissimo con la maglia, però facciamo finta che sia vestita di beige.
A me piace molto questo rossettino qua, anche il make-up. Magari su questo make-up, avendo gli occhi già un po' carichi, potevo restare più neutra, più con un trasparente, ok? Però sono scelte, ognuno fa quello che vuole, va bene? Quindi ora vi faccio un riepilogo di quello che secondo me potrebbe essere un make-up veloce ed efficace con pochissimi prodotti. Quindi io adesso ho aggiunto qualcosa per farvi vedere altri prodotti, ma comunque vi dico la base. Quindi, prima di tutto, una buona idratazione, ok? Fondamentale, questo proprio fondamentale perché sennò il make-up non tiene, sennò la tua pelle non reagisce bene, ok? Quindi è fondamentale. Allora, dicevamo, ombretti, che non so perché, perché ne ho due. Allora, questi ombretti qua sono della nuova, sono appena usciti, quindi sono degli ombretti liquidi, sono in quattro colorazioni, il bronzo, il perla, il rosa e il tortora, sono bellissimi. E quindi abbiamo una base di ombretto, quindi ombretto, mascara e BB cream, cioè tre prodotti: mascara con acido ialuronico e BB cream con acido ialuronico. Con questi tre prodotti fai tranquillamente un make-up. Poi io ho aggiunto qua, ho aggiunto perché a me piace, ho aggiunto un pochino di ombretto, questo qua, il numero 32, questo qui, molto molto bello. Ho aggiunto un pochino di matitina marrone e anche alla fine questo rossettino matte che è il numero 5. Comunque trovi tutto se ti interessa. Ho messo qua un link, grazie Adriana, ho messo qua un link fissato in alto, quindi lì trovi, se clicchi lì trovi tutti i prodotti di cui ho parlato e anche altri, anche tantissimi altri. E se dovessi avere qualche informazione, qualche dubbio sui prodotti, puoi scrivermi tranquillamente, anche se sei interessata magari a un'opportunità lavorativa. Mi presento, magari se non mi avessi mai vista, io sono Ashelen, vivo in Friuli Venezia Giulia e collaboro con la Vegas dal 2017. E finalmente sono contenta perché sto iniziando a crearmi la mia struttura, a avere un po' di giro e a vedere risultati, ma soprattutto anche fare le live per me è tipo wow, perché sono super timida e mi ha fatto proprio bene dentro, quindi è un lavoro che non solo a parte il lato economico non è quello, cioè chiaro, è anche quello perché è un extra, quindi è un extra ogni mese, diciamo che non è male. Però soprattutto il lato mio psicologico, cioè mi sta facendo molto bene. E quando una cosa ti fa bene vuol dire che è giusta per te. Quindi se sei interessata anche tu magari a sentirti più indipendente, avere una tua entrata, avere un tuo extra se hai già un lavoro, oppure avere un lavoro se sei senza lavoro, scrivimi tranquillamente e così ci possiamo confrontare, insomma, possiamo fare una chiacchierata. Ok? Oggi sono stata velocissima e perché adesso vado subito a partecipare a un'altra webinar, quindi se ti interessa è adesso, quindi se stai guardando in live la diretta, scrivimi che ti mando il link di una collega makeup artist che farà un makeup tutto arcobaleno. Quindi restiamo così. Qualsiasi cosa scrivimi, io resto qua, grazie per essere stata con me e ti mando un bacione. Ciao!